Buonasera a tutti voi, bentrovati con l'edizione di Star News in questa prima settimana di informazione del mese di ottobre che apriamo con la politica ed in particolar modo con Adrano, dove i consiglieri comunali Carmelo Pellegrini, Angela Chiara e Domenico Quaceci entrano ufficialmente in Fratelli d'Italia. Il gruppo consiliare è quindi il più numeroso dell'aula, ma non mancano i malumori e i mal di pancia interni. Intanto altre adesioni al partito di Meloni potrebbero arrivare già in settimana, sempre ad Adrano. Ma sentiamo. Ad Adrano il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia rischia di essere sold out. La corsa a saltare sul carro di Giorgia Meloni prosegue spedita in una città dove alle elezioni di 2 anni fa il partito riuscì a racimolare un solo consigliere comunale. Sullo scenario ci sono promesse e impegni per le prossime elezioni provinciali, finora soltanto annunciate, passando da una possibile distribuzione di incarichi di sottogoverno tra Palermo e Catania. Ciascuno dei maggiorenti del partito di Meloni in provincia vuole crearsi un proprio spazio con propri fedelissimi. Da qui una sotterranea guerra intestina tra chi vuole contare di più nelle prossime scelte. Ma torniamo ad Adrano. Il dato politico è che scompare il gruppo consiliare Mettiamoci il Cuore, lista nata a sostegno della candidatura a sindaco di Carmelo Pellegrini. Il gruppo si è sfaldato prima con l'uscita in polemica del consigliere comunale Agatino Scardina, poi con l'ingresso proprio in Fratelli d'Italia del consigliere Cataldo Dell'Erba e adesso con il definitivo passaggio in blocco tra le fila della destra di Meloni, dello stesso presidente del consiglio comunale Carmelo Pellegrini e dei consiglieri Angela Chiara e Domenico Quaceci. La notizia si è diffusa ieri ed oggi è arrivata all'ufficialità con una nota in cui viene sottolineato dagli stessi interessati che il percorso non è improvvisato ma frutto di riflessione programmatica e di attento esame politico, scrivono così i consiglieri comunali. Si tratta di una interlocuzione che ha trovato nel centrodestra i valori di una politica a sostegno della solidarietà coniugata a quella della efficienza istituzionale e della tutela dei diritti. Pellegrini, Chiara e Quaceci sono vicini al deputato nazionale vice capogruppo vicario della Camera Mallio Messina e entreranno nel gruppo consiliare che è guidato dalla consigliera Maria Pia Lamela, a sua volta vicinissimo al senatore Salvo Pogliese, come pure vicino all'ex sindaco di Catania e il consigliere Cataldo Dell'Erba. Per loro sarà un ritrovarsi insieme nello stesso gruppo che continuerà ad avere una linea morbida e dialogante con l'amministrazione comunale per preparare, se tornerà utile, un ingresso direttamente in giunta. Del resto questa è la parte finora più dialogante con il capo dell'amministrazione, come dimostrano gli ultimi atti approvati in consiglio comunale, dove proprio i consiglieri di Fratelli d'Italia sono stati determinanti per l'approvazione di importanti atti economico-finanziari. Ma a coabitare all'interno di Fratelli d'Italia ci sono pure i consiglieri Melita Saitta e Massimiliano Zignale, che dopo essere stati estromessi dal gruppo consigliare Prima l'Italia di Luca San Martino e ad Adrano guidato dal consigliere Luigi Cancelliere, hanno scelto di confluire in Fratelli d'Italia in quota pogliese. Ma l'ingresso dei nuovi compagni di partito sta creando malumori al netto delle dichiarazioni di circostanza e dei comunicati che da qui a breve con ogni probabilità verranno trasmessi alla stampa. C'è da dire che proprio negli ultimi giorni Saitta e Zignale hanno pure intrapreso un dialogo in aula con la consigliera Sonia Datola e il Movimento per Adrano di Nicola e Giuseppe Cusimano, quest'ultimo assessore e dimissionario della giunta Mancuso, al punto che proprio il leader del Movimento per Adrano, Nicola Cusimano, ha inviato nei giorni scorsi un comunicato stampa per esprimere solidarietà a Salvo Mongino, vicinissimo a sua volta ai consiglieri Saitta e Zignale in Fratelli d'Italia. Non solo, già mercoledì potrebbe passare, sempre in Fratelli d'Italia, un'altra consigliera comunale, così come pure l'assessore comunale Paolo Politi, che proprio pomeriggio si è immortalato in una foto con il presidente del Senato Ignazio La Russa. In questo modo il tutto esaurito in Fratelli d'Italia diverrebbe più che realtà.
E proprio in merito ai nuovi assetti di Fratelli d'Italia ad Adrano interviene con una nota il vice sindaco Agatino Perni. L'ingresso tra le fila di Fratelli d'Italia del presidente del Consiglio Pellegriti e dei consiglieri Chiara e Quaceci dimostra che l'attività politica della nostra città è in continua evoluzione, scrive Perni. Certi che l'adesione al partito di governo sarà per la nostra città nuova linfa, motivo di crescita e sprono ai cambiamenti positivi, ha sottolineato così Perni. E Giuseppe Bellassai, il nuovo questore di Catania, la fiducia dei cittadini si conquista quotidianamente con l'azione, bisogna conquistare ancora di più con un'azione di presenza sul territorio, dando ovviamente dei risultati, ha detto così ai giornalisti questa mattina il nuovo questore. Per noi c'era Orazio Caruso. A Catania si è insediato nella mattinata di oggi il nuovo questore. Si tratta di Giuseppe Bellassai, il quale va a prendere il posto di Vito Calvino, passato a dirigere la questura di Palermo. In un recente passato, nel 2016, Bellassai è stato questore di Benevento, dove è rimasto per 3 anni, fino a quando ha assunto la guida della questura di Taranto. Nel 2021 è stato trasferito a dirigere la questura di Perugia, fino all'approdo nel capoluogo etneo. E questa mattina Bellassai ha incontrato nella sede della questura del capoluogo etneo in piazza Santa Nicolella i giornalisti. Una conferenza stampa in cui il neoquestore ha illustrato gli obiettivi che si prefigge di seguire e raggiungere durante la sua permanenza a Catania. Come Polizia di Stato, quello di conquistarci la fiducia del cittadino. La fiducia del cittadino ce la dobbiamo conquistare quotidianamente con un'azione di presenza sul territorio che dia i risultati ai quali i cittadini aspirano. Ed è attraverso la fiducia conquistata della collettività che noi speriamo di, come dire, di aumentare e rendere più importante la collaborazione della collettività, del cittadino. La sicurezza oggi è in capo a noi, Polizia di Stato, alle forze di polizia, al signor prefetto, ma la si può fare bene soltanto con la collaborazione di tutti. Credo che il problema del potenziamento dell'organico sia un problema di carattere generale, ma questo non deve essere assolutamente un alibi per non fare quanto invece siamo nelle condizioni di fare, e noi possiamo fare moltissimo. Più che guardare alle carenze e alle difficoltà, dobbiamo guardare alle possibilità che ci danno le nostre strutture, e queste possibilità sono veramente elevate, ritengo. Credo che fino ad ora i commissariati distaccati, in particolare quello a cui lei faceva riferimento, abbiano dato buona prova di sé. Credo che debbano continuare a farlo. Cercherò in ogni modo di dare una mano ulteriore a questi uffici distaccati laddove ritenessi necessario farlo. E mi piace ricordare che gli uffici distaccati che insistono in determinati comuni devono guardare a quei comuni, ma devono guardare anche a tutti i comuni del circondario. Il commissariato di Adrano ha infetto 2 colpi alla mafia. Il commissariato di Adrano, per quello che è a mia conoscenza, è un commissariato che ha dato sempre ottima prova di una grande capacità di contrasto investigativo al crimine organizzato. Si è chiusa ieri a Biancavilla la seconda edizione dell'Etna Wine Forum, la 3 giorni dedicata al vino. Soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita dell'evento. Si è conclusa la seconda edizione dell'Etna Wine Forum a Biancavilla, l'evento che promuove i vini del vulcano attivo più alto d'Europa e la sua economia. Grande affluenza di pubblico a Villa delle Favare nella 3 giorni pensata dal comune di Biancavilla. 36 le cantine presenti, ma anche 2 olifici e tanti spunti raccolti per un evento che guarda al futuro. Siamo contenti di questa edizione appena terminata, ha detto il sindaco Antonio Bonanno. Biancavilla vuole riaffermare il suo ruolo nel mondo del vino di qualità e
l'Etna è un palcoscenico che ha ancora tanto da raccontare, ha detto. Un'areale della DOC Etna di gran pregio, ma che si è affermata sulla scena economica del vulcano per la produzione dell'olio e dei fichi d'India. Tanti gli appuntamenti dedicati che hanno scandito i momenti della seconda edizione dell'Etna Wine Forum, ad iniziare dall'evento a cura delle donne del vino che ha coinvolto le scuole, poi le visite in cantina pensate per gli oltre 30 giornalisti presenti e le degustazioni. Momento clou domenica 1 ottobre con il convegno Etna Wine Forum, l'economia del vulcano, dove hanno partecipato diversi esponenti delle istituzioni e del mondo dell'economia, e poi il gran finale con i banchi di assaggio, grazie al coinvolgimento delle cantine locali e di tutto il territorio dell'Etna. L'appuntamento adesso è alla terza edizione dell'Etna Wine Forum. Biancavilla entra nel vivo delle festività patronali, il via è stato dato ufficialmente sabato scorso con le manifestazioni collaterali a quelle religiose, in questo caso promosse dall'amministrazione comunale. Sabato si è cominciato con la Notte Bianca. Al via sabato a Biancavilla le manifestazioni collaterali a quelle religiose in onore ai santi patroni Maria Santissima dell'Elemosina, San Placido e San Zenone, con la Bianca Notte che ha visto le strade e le piazze affollate di gente. Nel pomeriggio la quinta edizione della rievocazione storica Arberesce, con il corteo che ha avuto inizio da Villa delle Favare per giungere sino in Piazza Roma, percorrendo la lunga via Vittorio Emanuele. Ai lati della strada, sui marciapiedi, i tanti cittadini che ancora una volta hanno voluto assistere alla rievocazione con spettacoli dal vivo con sbandieratori e musici, canti e spettacoli con il fuoco. Nel corteo anche i cavalieri e l'eroe condottiero albanese Giorgio Castriota, detto Skanderbeg, a bordo di un calesse. In piazza è stato riprodotto il miracolo del fico, ovvero l'evento che, come racconta la tradizione, fece restare in terra di Callicari gli esuli albanesi che si erano fermati per una sosta, formando così in seguito l'odierna Biancavilla. Al termine della rievocazione storica, l'attenzione dei cittadini presenti in piazza è stata attirata dagli spettacoli che si sono susseguiti sul palco allestito per l'occasione e presentati da Salvo Galvagno. Sono stati supernova ad iniziare con un repertorio musicale che abbraccia il rock, il pop, il funk, il soul, passando anche dalla musica italiana e da quella estera. Esibizione molto apprezzata dalla tanta gente presente nella grande piazza Roma, che ha cantato insieme a loro e applaudito, esprimendo così l'apprezzamento verso la band. Poi è stata la volta di una giovane cantante molto attesa soprattutto dai giovanissimi, Clara Soccini, alla ribalta grazie al personaggio di Giulia nella serie Mare Fuori. Forse morì. Come fa? Nata a Varese 24 anni fa, Clara è stata molto apprezzata dai piccoli fans presenti in piazza. Lei è stata molto affettuosa con tutti, rendendosi disponibile per selfie e autografi. Tu sei partita così, cantando online su Instagram, ti hanno sentito? È sempre stato il mio sogno cantare, però come ogni sogno non subito può diventare la tua professione, il tuo lavoro. Quindi ci ho messo un po' di tempo e sono molto felice che dopo periodi in cui mi stavo non arrendendo, ma non troppo comunque felici, difficili, sono riuscita insomma a farla diventare, ho iniziato a farla diventare la mia professione. Parliamo dei tuoi successi, no? Da Il tempo delle mele, che magari ricorda a noi vecchietti, è un film, invece è una bellissima canzone, e poi c'è Frank. È presa l'ispirazione dal film, dal tempo delle mele il film comunque, perché parla comunque di giovinezza. Di... Poi c'è Origami all'alba, che insomma fa parte di Mare Fuori, che ha cambiato la vita. Sì, no, è una canzone a cui sarò eternamente legata, è arrivata nel momento in cui avevo bisogno di una canzone così, in cui, ti ripeto, mi stavo arrendendo, invece... Si ha paura di questo successo oppure magari uno dice, vabbè, è quello che voglio fare nella vita, allora andiamo, spacchiamo. Ma successo, io sono all'inizio, quindi non ti so definire questo come successo. Sicuramente si ha la paura, le insicurezze, perché più vai avanti comunque più fa male se cadi, no?
quando invece sei all'inizio ti fai meno male se cadi. Proviamo per saremo giovani oppure ancora... Questo non lo so, vediamo se è il pezzo giusto. Qualcosa insomma, forse sì, forse. Forse sì, forse. In bocca al lupo, complimenti. Grazie, crepi. Grazie a tutti davvero, è sempre bellissimo venire qua in Sicilia e grazie. Un applauso anche a tutti voi che l'avete cantata, fatemi un altro applauso. Facciamo un applauso. Ma che grazie bello, è una bellissima cartolina, piano piano, dando grazie a Bama Eventi, ecco qua. Grazie ad Alfio, grazie bravissimo a Luigi, grazie davvero a Placido, Alessandro, grazie veramente, sindaco, grazie. Un attimino, sulle mani, un'altra ancora, Cara! Grazie Sergio, a tutti ragazzi, grazie. In bocca al lupo, tanti auguri. Dopo l'esibizione di Clara è stata la volta del cabarettista catanese Giuseppe Castiglia, anche lui super disponibile con tutti e ha come sempre saputo intrattenere il pubblico con simpatia e allegria. A salire sul palco poi nuovamente i Supernova, che hanno chiuso la serata con successo per quello che è stato il primo evento organizzato dall'amministrazione comunale per dare il via ai festeggiamenti patronali. Proprio con questa manifestazione è stata una scelta ben precisa di partire dalla storia, di partire dalla cultura per poi allargarci alle tradizioni, alla nostra fede verso i santi patroni, verso la Madonna dell'Elemosina, San Zenone, San Blagio. Oggi si parte, sarà un ottobre piacevole e sarà un ottobre in cui si vivrà la nostra città con grande emozione e commozione. E il weekend appena trascorso è stato segnato, caratterizzato a Biancavilla dalla rievocazione storica Arberesh, la rappresentazione che appunto racconta, fa rivivere le origini della città. Ancora una grande partecipazione di pubblico, ancora una manifestazione che ha saputo attirare l'attenzione dei cittadini presenti in strada. Stiamo parlando della quinta edizione della rievocazione storica Arberesh, organizzata dall'omonima associazione e patrocinata dal Comune di Biancavilla e dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo. Ecco l'arrivo di un gruppo di esuli albanesi in territorio di Callicari. Siamo sul finire del 1400. Esuli che una volta stabilitisi hanno pian piano formato la comunità in quel territorio che oggi si chiama Biancavilla e sabato pomeriggio 30 settembre è stato rappresentato proprio l'arrivo degli esuli albanesi con tanto di costumi d'epoca. Il corteo ha avuto inizio da Villa delle Favare per percorrere via Vittorio Emanuele, il centro cittadino, e arrivare sino in piazza Roma. Ai lati della strada, sui marciapiedi, i tanti cittadini che ancora una volta hanno voluto assistere alla rievocazione. Spettacoli dal vivo con sbandieratori e musici, canti e spettacoli con il fuoco. Secondo la storia, a guidare il gruppo di esuli che giunse a Callicari fu Cesare Masi, gruppo che portò con sé la sacra icona della Madonna dell'Elemosina, una piccola statuetta di San Zenone di appena 3 cm ed una croce in legno. Come racconta la tradizione, il quadro della Madonna appoggiato in un albero di fico in un momento di sosta fu poi aggrovigliato dai rami, segno questo che fu visto come un voler restare in quel luogo da parte della Madonna. Da qui pian piano la formazione della comunità che oggi è Biancavilla. Sul sagrato della Basilica è stata rievocata la scena del miracolo del fico, forse il momento più rappresentativo che racconta la nascita della futura comunità biancavillese. Al termine della rievocazione in Piazza Roma si è svolto uno spettacolo di fuochi che ha attirato l'attenzione e l'ammirazione dei cittadini presenti. Una manifestazione impegnativa che ha visto, come sempre, un gran lavoro organizzativo. Domenica la seconda giornata della rievocazione Arberesh, Skanderberg e l'Ordine del Drago, con la parata dei cavalieri e l'ingresso trionfale di Giorgio Castriota. Ad impreziosire il tutto, sbandieratori e musici, Sicula Ragonensia, spettacolo della compagnia Ferro e Fuoco, lo show di falconeria Nocte Tempore
e lo spettacolo della compagnia Magma, la location Villa delle Favare ed in particolare la parte retrostante, un ambiente più raccolto che ben si è prestato per la tipologia della manifestazione che è stata molto apprezzata dai presenti. È la prima volta che assisto a questi spettacoli, veramente è stato abbastanza interessante, avvincente anche, devo dire che è interessato tutto perché ho visto un pubblico attento e appassionato. È stato molto particolare, anche la location qua è diversa, quindi è più atmosfera che ci rievoca ai tempi del Medioevo. Cosa le è piaciuta di più? È molto spettacolare il finale, no? Quello con i fuochi, giustamente colpisce molto. Comunque bellissimo, veramente, una bella manifestazione. È carino, carino, molto interessante, poi il fuoco, insomma, è stato un bello spettacolo. Una manifestazione dunque riuscita, come abbiamo visto. Gli organizzatori pensano già alla prossima edizione. Il bilancio dei due giorni è positivo. Pensare a una seconda giornata in cui si possa coinvolgere il pubblico maggiormente in uno spazio dedicato che non sia la piazza, perché il corteo si presta, no? Molto, ma è molto più dispersivo. Questo invece è un ambiente che ha accolto, in qualche modo ha abbracciato il pubblico e ha funzionato. Processione con le reliquie dei santi martiri Placido e Zenone. Ieri sera a Biancavilla, al termine della Santa Messa celebrata dal parroco della Chiesa dell'Idria, Don Giovanni Battista Zappalà, proprio dalla chiesa parrocchiale si è snodato il corteo religioso formato da alcune confraternite cittadine, dai circoli San Placido e San Zenone e dall'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina. A recare le reliquie è stato Don Francesco Rubino e Don Giovanni Battista Zappalà. In processione a nome della comunità anche il vice sindaco Martina Salvà. Giunti in basilica sono stati celebrati i secondi vespri della domenica alla presenza dei canonici del capitolo della collegiata della confraternita Sant'Antonio di Padova e da un popolo orante. E questa sera al termine della Santa Messa in chiesa madre, processione della reliquia del simulacro di San Zenone per le vie cittadine, in questo caso a portare il fercolo del santo patrono della città saranno per l'appunto i soci del circolo San Zenone. E questa è la nostra ultima notizia, noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra attenzione e a voi tutti l'augurio di una buona serata.